Ciao, siamo venuti a caccia di formaggi dal peggio. Vogliamo scoprire che gusto ha un formaggio, ma soprattutto che gusto ha il pascolo di quota. Venite con noi. Ciao amici, vi faccio una domanda. Che sapore ha, che gusto ha un pascolo a 1625 metri di quota? L'unico modo per saperlo è quello di assaggiare e vedere e sentire il profumo di un formaggio come questo, uno stravecchio di Malga fatto qui a Malga. L'Arici di sotto è una specie di macchina del tempo, perché ci racconta com'era il pascolo 2 anni fa. Ormai ha perso, si è spogliato di quel profumo, di quel gusto di latte fresco caratteristico dell'Asiago appena fatto, e porta in dote tutta una serie di profumi veramente fantastici che ci ricordano questi prati e questi animali, il lavoro che fanno questi animali, il lavoro che fanno le persone che vivono e portano avanti una tradizione bellissima come quella dell'alpeggio qui nell'altopiano dei Sette Comuni. Ovviamente il consiglio è sempre questo: venite a vedere come vivono, come lavorano le persone nelle malghe dell'altopiano, qui a Malga Larici di sotto. Venite a vedere il benessere animale, come vivono questi animali al pascolo, e porterete a casa anche voi una vera e propria macchina del tempo che vi farà ricordare il profumo del pascolo. E questa magia parte da qui, parte dal benessere animale, dalle 5 libertà. Scopriamole assieme, state con noi.